Ciao a tutti e a tutte e benvenute nel mio canale. Anche oggi realizzeremo un fiore. Quale? Subito risposto, eccolo qua. Oggi realizzeremo l'astromelia. Mi hanno detto di recente che si chiama anche giglio del Perù. Non lo sapevo, ma si scopre. Questa è, come vedete, molto effettivamente molto simile al giglio. Direi a metà tra il giglio e l'orchidea. Perlomeno a me dà questo effetto. Non è difficile da realizzare, anzi, lo vedrete da voi, anche perché vi do in aiuto sempre il mio cartamodello, che è questo. Perciò non potete sbagliare. È semplicissimo. Allora, vi dico già che io ho utilizzato questo sistema. Ho fatto due fiori per ogni ramo. In un ramo ho messo 6 foglie perché mi sembrava fosse abbondante. Ho realizzato poi a fianco, non li ho ancora messi ma li metteremo alla fine insieme, dei rametti composti solo ed esclusivamente di foglie. Perciò tagliatene tante, tante, tante. Allora ci sarà. Utilizzeremo innanzitutto della crepla verde di 2 mm, io la uso così, lo sapete che è la mia preferita, però in alcuni casi, come vi farò vedere, andrò a utilizzare la crepla di 1 mm per realizzare i piccoli imbuti che si trovano al di sotto dei nostri fiori, li vedete? Perciò useremo crepla verde per le foglie e crepla da 1 mm per realizzare i piccoli imbuti. Dopodiché ci serviranno degli scovolini gialli, c'è un po' di roba, della guttaperca marrone che ci servirà per realizzare i pistilli, che sono questi. Ci servirà ovviamente la guttaperca verde per realizzare tutti i rami e ricoprirli, altrimenti non darebbe lo stesso effetto reale, lo sapete già. E infine due creple di colore diversi, ovvero la crepla, questa è un arancio avorio, li ho visti così e ho copiato il colore. Ma ovviamente, come al solito, potete essere voi a scegliere come realizzarli, bianchi e rossi, gialli e bianchi, tutti bianchi. Beh, insomma, come al solito, a voi la scelta. Perché vi ricordo che io vi do l'idea, ma siete voi i veri artisti, realizzerete voi la vostra opera. Perciò, ritorniamo al fiore che stiamo realizzando oggi. Rosso avorio per il petalo esterno e giallo per il petalo interno. Utilizzeremo inoltre un piccolo bullet hole per realizzare le venature, che poi questo sarebbe un pennello per le unghie, però ha la forma, comunque c'è la pallina e per me è un bullet hole. Allora, perché il vero bullet hole, ve lo dico, è questo, e andremo a utilizzare anche questo. Perciò un bullet hole, veramente quelli per i dolci, costano pochissimo e ce ne sono tanti tipi diversi all'interno, con la pallina piccola per realizzare la piegatura del nostro fiore e il pennello per le unghie, chiamiamolo com'è, per realizzare le venature delle nostre foglie. Inoltre utilizzeremo per la colorazione un qualcosa che non abbiamo mai utilizzato prima, se riesco a prenderlo in mano, una penna Bic. Semplicissima, mi dite, sì, è vero, ma dà un effetto molto reale. L'ho scoperto ora e ve lo farò vedere dopo. Inoltre, per le luci di foglie e fiori, andremo a utilizzare ancora un materiale diverso. I gessetti colorati, anche questi hanno un prezzo irrisorio, non costano molto, però vi garantisco che danno un effetto veramente particolare. Lo utilizzeremo verde per le foglie e giallo
il petalo più grande, quello arancione. Comunque tranquilli, vi farò vedere come al solito tutti i passaggi. Vediamo un po'. Sì, mi mancano due materiali ancora e poi possiamo iniziare. Mi direte quanta roba. Più il fiore è elaborato e più materiale ci serve. Lo sapete già. Del ferretto sottilissimo, come vedete, non vi so dire di che spessore, perché in effettiva ho perso il cartellino in cui c'era scritto. E poi andremo a utilizzare anche un ferretto più grosso per fare ovviamente i rami che sosterranno il peso di foglie e fiori. Dall'1,2 in su va bene tutto. Questo è anche un po' troppo spesso per i miei gusti, perché è 1,5. Ma se lo trovate un po' più sottile, approfittatene, perché il ferretto va bene che sostenga il peso del fiore e delle foglie, ma che non sia troppo rigido per noi per poterlo lavorare. Allora, il cartamodello l'abbiamo visto, il materiale che ci serve l'abbiamo visto. E adesso, mi dimenticavo, ovviamente ci servirà piastra e ci servirà anche la colla a caldo. Senza di quelli non riusciamo a fare nulla. Allora, a questo punto iniziamo la lavorazione. Taglieremo le 6 foglie necessarie per il nostro fiore, o meglio, per il singolo gambo. Come sempre, prenderemo il pennello per le unghie e faremo una riga centrale che va dall'inizio alla fine. Non preoccupatevi dell'imperfezione, ci servirà solo per dare piega all'inizio, niente di che. E faremo ovviamente anche nelle altre questo lavoro. Faremo delle righe in diagonale verso l'alto. Non è necessario che siano fatte tutte, basta solo per dare il segno. Perciò ne faremo 3. Ricordatevi che la parte più lunga è quella che sta all'esterno del fiore, mentre la parte centrale, quella che va collegata al gambo, è la parte più corta. Fatto questo, che è semplicissimo, avete visto una riga centrale e 3 righe laterali in diagonale verso l'alto. E così abbiamo già realizzato le nostre foglie. Ora viene il momento, diciamo, fra virgolette, più difficile, la colorazione dei nostri fiori. Ovviamente avremo tagliato la quantità dei fiori che desideriamo realizzare. Ricordate sempre che ci servirà una parte arancione o rosso o quello che avete scelto e una parte gialla, perché questi sono i petali interni. Questi, come vedete, la forma è leggermente diversa sia di spessore che di volume. Ci serviranno per stare dentro e fuori. Andiamo a colorarle. Prendiamo, come vi dicevo, la penna rossa. Facciamo un colore alla volta, così ci capiamo. Prendiamo il nostro arancione e faremo così, semplicemente con la penna. Faremo questo, andremo a fare una striscia interna, come vedete, e il bordo del petalo in alto. Vedete? Poi andremo a fare ovviamente il centro, che non deve essere perfetto, non ha importanza, e una riga centrale. Faremo lo stesso anche nell'altro lato, perciò faremo una riga, la parte bassa centrale, e faremo una riga che va più lunga nel centro. Poi faremo i bordini del petalo in alto. E una riga centrale, non collegatele, lasciate lo spazio tra l'inizio e la fine. Andremo a fare la stessa cosa ovviamente in tutti i lati, perciò faremo questo, allungheremo il petalo, poi andremo a colorare ancora una volta il bordo interno facendo la riga allungata. Non ha importanza che siano perfette, lo sapete già. L'importante è che non si colleghino nel centro. Il risultato del fiore sarà questo.
Faremo ovviamente la stessa cosa anche nella parte inferiore del nostro petalo. Riga, sempre nel bordo del nostro petalo, andremo a fare questo lavoro uguale a quello che abbiamo fatto nell'altro lato. Diciamo che volendo potremmo dire che non c'è un dritto e un rovescio, però io preferisco ricordarmi di utilizzare il davanti sempre la prima parte che ho realizzato. Perciò vedete, allungato il petalo e vado a fare la stessa cosa anche qua. È un po' storto, lo raddrizziamo. Ecco qua, che mi piace un po' di più. Io li ho tagliati in fretta, perciò sono molto imprecisi, ma con l'utilizzo di carta modello voi sarete sicuramente più brave di me. Allora, stessa cosa, vado a fare il bordino e poi il centro, sempre allungando la striscia centrale. Ecco qua. Questo sarà il dietro, questo sarà il davanti, che sono pressoché uguali. Ve lo faccio rivedere giusto perché non voglio che cadiate in qualche errore. Allora, incominciamo. Bordo del petalo in alto. Ok? Solo l'inizio, non tutto. Riga centrale. Dopodiché diamo profondità a questo disegno e facciamo questo. Nel centro faremo la stessa cosa, centro e riga, ma non unitele nel centro. Ancora una volta andiamo a fare il bordino del fiore, poi ovviamente deciderete voi, in base al colore che avete scelto del fiore, di che sfumatura fare all'interno. In questo colore a me sembrava che il rosso fosse la cosa migliore, anche perché vi dirò, nei pochi fiori che ho visto di questo genere le sfumature erano proprio queste. E allora ho deciso di copiare anch'io. Dalla natura, per avere uno spunto in più, bisogna sempre imparare. Vedete, è semplice. Poi è una penna Bic, non è che sia complicato. Anche qui faremo essa e non è, come vedete, non è un lavoro preciso. Non deve essere perfetto, non dovete diventare matte. Dovete solamente lasciarvi andare allo scarabocchio in questo caso, ecco. Scarabocchiamo un po' la foglia, allunghiamo, passiamo nel centro, come abbiamo fatto prima, e faremo in tutti e tre i petali, diciamo, perché in verità i petali sono tre, è che io ne realizzo uno solo per semplificare il lavoro anche a voi, perché sia più facile farlo, più veloce e senza pericolo di intoppi, perché magari i petali sono troppo diversi, perché magari i petali non sono come li volevate voi, o per tante ragioni magari si incollano in modo sbagliato. Questo metodo semplificato che vi propongo fa sì che comunque sia il fiore venga sempre bellissimo dentro e fuori. E lo mettiamo da parte. Utilizzando sempre il pennarello andremo a fare anche quello giallo, con una differenza. Guardate un po', io vado a realizzare delle righe in questo modo, quasi lineari, nel mio fiore. Dopodiché faccio la stessa cosa che ho fatto prima, ovvero vado a prendere il bordo del mio fiore e vado a fare questo. Strano usare la penna per colorare, però vi dirò, i risultati mi soddisfano molto. Ed eccolo qua, ve lo faccio vedere da vicino. Vado nell'altro petalo e faccio la stessa cosa. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Riprendo il bordo del mio petalo. Come vedete, io li ho tagliati veramente imperfetti, eppure il risultato vi garantisco che viene benissimo. Perciò non preoccupatevi. Ok? Poi facciamo nell'ultimo petalo. 1, 2, 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3.
poi facciamo il bordino del petalo. Anche questo cambierà poi una volta lavorato e naturalmente faremo anche il centro. Perciò andremo a fare come prima questo lavoro, andremo a farlo tutto rosso nel centro e ci verrà molto facile. In questo caso lo faremo solo da un lato, quello che vedremo nella lavorazione, perché essendo all'interno dell'altro non sarà necessario colorare la parte esterna. Se poi volete essere precisi, certo, potete fare anche quello. Allora vado di nuovo a fare 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Come vedete è semplicissimo, sto praticamente scarabocchiando. 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Il centro. In questo modo. E infine i bordini e il petalo. Allora, per modellare il centro del nostro fiore ci servirà, oltre che al bool tool con la pallina, ovvero questo che vi ho fatto vedere prima, ci servirà anche una spugna. La spugna da bagno, una spugna per lavare la macchina, una spugna comunque abbastanza spessa, perché ci permetterà di modellare il centro dei nostri fiori. E ve li faccio vedere nell'immediato. Metto via la penna che ora non ci serve più. Prendo la spugna, vedete, questa è una classica spugna da bagno, niente più, niente meno. Vado a scaldare il centro del mio fiore, in questo modo, lo appoggio sulla spugna e con il bool tool vado a pigiare. Tengo premuto qualche secondo perché prenda la forma. Vedete, esce già schiacciato. Mi sposto un po' più in qua così vedete meglio. Vado a scaldare il centro del mio fiore, lo appoggio sulla spugna e vado nel centro con il mio bool tool. Questo dovete farlo con tutti i petali. Eccolo qua. Questo è quello rosso. Vado a scaldare il centro, lo appoggio, metto il mio bool tool centrale. E schiaccio tenendolo fermo per qualche secondo. Guardate un po'. Eccolo. Stessa cosa faccio con ogni fiore e con ogni petalo. Mi raccomando. Ed ecco qua. Ora andiamo a modellare l'esterno dei nostri petali. Vi invito a guardare con attenzione perché questo è molto importante per la riuscita del nostro fiore. Questo non ci serve più. Allora, vado a scaldare prima la parte esterna del fiore, perciò faccio questo. Quando il fiore è caldo, andrò a pizzicarlo. Prendo la punta del fiore e la pizzico in questo modo. Vado anche nell'altro e faccio la stessa cosa. Pizzico la punta, la faccio scaldare per benino, la tiro verso di me e la pizzico. Vedete, ho l'indice al di sotto del fiore per dargli la posizione esterna. Faccio la stessa cosa, scaldo il petalo, pizzico la punta e con l'indice al di sotto tiro verso l'esterno. Ora vado a realizzare la parte centrale del mio fiore. Scaldo e vado a premerlo verso il centro in questo modo. Vedete? Vado ad accarezzarlo verso il centro perché deve prendere questa forma. Faccio rivedere. Ecco qua. Premo
prendo il fiore e spingendo verso l'interno vado a dare la forma arrotondata al mio petalo, vedete? Il risultato sarà questo. Vado a fare la stessa cosa anche col terzo, ma ve lo faccio rivedere. Ok, premo verso il centro e vado ad arrotondare utilizzando l'indice il mio fiore. Ed eccolo qua. Facciamo prima sempre il rosso, perché li facciamo due, li facciamo insieme. Vi faccio rivedere tutti i passaggi. Scaldiamo la punta del nostro fiore, pizzichiamo e utilizzando l'indice di sotto tiriamo verso l'esterno. Mi raccomando, non tirate troppo, altrimenti il fiore si spezzerà. Vado a scaldare la punta. Una volta scaldata la punta, pizzico e utilizzando l'indice spingo verso l'esterno, lo vedete? Vado a fare la stessa cosa anche con il terzo. Schiaccio la punta, pizzico, metto l'indice al di sotto e tiro con delicatezza verso l'esterno. Adesso vado a modellare questa parte. Faccio questo, spingo verso l'interno del fiore, vedete? E vado ad arrotondare il petalo verso l'esterno. Faccio con la stessa cosa con l'altro fiore. Vado a scaldare verso l'esterno. In particolare questo fiore avrà una lavorazione diversa, perché anche la coloritura la faremo successivamente, vedete? E vado a spingere e otterrò questo, che è il petalo inferiore del nostro fiore. Ora andiamo a lavorare questa parte. Non cambia molto in verità, è uguale. Solo che essendo un po' diverso andremo a modellarlo. Schiaccio la punta, pizzico e tiro verso l'esterno. Facciamo prima tutte le punte e poi vi farò vedere il resto. Schiaccio la punta e tiro verso l'esterno. Il sistema è sempre lo stesso. Indice dietro e pollice e indice davanti. Schiaccio la punta, pizzico il fiore, ogni tanto mi sfugge. E vado. Adesso per modellare le parti centrali c'è una piccola variazione, ovvero prima di piegarlo io vado ad allargarlo, poi inserisco il dito all'interno, vedete, e vado a farlo scorrere. Anche in questo caso andrò ad allargare un po' il petalo lentamente per non strapparlo e poi sempre utilizzando lo stesso riscaldamento del precedente lavoro vado a far piegare il petalo verso l'esterno. Faccio lo stesso anche con l'ultimo. Allargo leggermente il petalo e vado a premerlo verso l'esterno. Ed ecco qua. In sostanza dovremo fare questo. Vedete che il fiore già prende forma? Semplice, no? Facciamo anche l'altro. Allora, vado a premere la punta, premuta la punta, pizzico il mio fiore e porto all'esterno, scaldo la punta, prendo il mio fiore, lo pizzico e con l'indice nel punto posteriore vado a tirarlo verso l'esterno. Stessa cosa faccio con l'ultimo, ovvero pizzico, tiro. Sempre, mi raccomando, facendo attenzione a non strappare la crepla. Ora scaldo il petalo, allargo il petalo e schiaccio verso l'interno il mio petalo. Vado ad allargare anche in questo caso la foglia, leggermente, e utilizzo lo stesso colore per darle forma. Vado ad allargare la foglia. E poi con lo stesso colore le do la forma. Ed ecco qua, anche questo è fatto. Inseriamo, vedete, è semplice, è un lavoro di incastri. E il fiore prende forma. Semplicissimo. Ora facciamo prima le foglie
e poi vi faccio vedere come realizzare effettivamente il fiore. Semplicissimo, seguite bene i passaggi. Piego la foglia, tiro la foglia, cioè scaldo, e mentre scaldo piego la punta. Avanzo scendendo, sempre piegando verso l'esterno la mia piastra. Una volta fatto questo, tiro e poi lascio. Prendo la mia foglia, ricordatevi sempre che le venature vanno verso l'alto, perciò punta, abbasso, scendo e abbasso, scendo e abbasso, scendo e poi gli do la forma che preferisco. Allora, un consiglio che vi do è quando modellate le foglie, non fatele tutte uguali, date ogni tanto una piega diversa, in modo che abbia un aspetto un po' più morbido, un po' più reale. In questo modo non avrete il problema di vederlo troppo statico, ma avrà un effetto 3D più evidente. Perciò io faccio questo, questo lo farete in tutte le foglie, e poi se volete dare una piega diversa, vi basterà fare una piega diversa. Vedete? Questa è lineare, questa no. In questo modo, avendo foglie diverse, l'effetto reale sarà più evidente, perché quello che è troppo statico perde di realtà. Allora vado a fare lo stesso lavoro con tutte le foglie, ovviamente. E poi decido come voglio realizzare le mie foglie. La base è sempre quella, poi con il calore decidete voi. Perciò porto avanti, schiaccio, schiaccio, schiaccio e poi decido come fare la foglia. Vedete? Siete voi a decidere come farla. L'ultima foglia, perché realizzeremo un solo ramo, visto che ci sono più particolari in un solo ramo, approfitteremo. Vado a tirare un pochino la foglia verso l'esterno e poi farò semplicemente questo ancora una volta. Ora con il modellare abbiamo finito, perciò possiamo togliere la piastra. A questo punto possiamo iniziare a colorare in modo particolare i nostri fiori, come vi dicevo prima con il gessetto. Faremo semplicemente questo. Con il gessetto verde daremo luce alle foglie facendo una. Evviva! E due. Riuscite a vedere? Daremo un effetto più tridimensionale ai nostri fiori. Perciò prenderemo la foglia, anche quella piegata, e faremo questo lavoro. Non è necessario che sia perfetto, ok? Una in un lato e uno nell'altro. Una in un lato e una nell'altro. Vedete? E faremo ancora una volta una in uno e una nell'altro lato. Darà un effetto luce più reale al vostro fiore. Poi io non ce l'ho, perché non ce l'ho, però se volete terminare proprio quando avete finito tutto con un tocco particolare, usate della vernice trasparente per dare più lucentezza al fiore. Ma personalmente vi dirò, a me piace molto anche opaco. Ora andremo a invece a utilizzare il gessetto giallo, che per assurdo non utilizzeremo nel petalo giallo, ma nel petalo rosso. Faremo questo, 1, 2, 1, 2, e adesso vi faccio vedere quello che si può ottenere con questo metodo. Vengono sfumati i fiori come se effettivamente fossero reali. Stessa cosa vado a fare nel lato posteriore, perciò uno per lato sempre. Una passata di gesso per lato, 1, 2.
prendiamo anche l'altro rosso per vedere bene cosa si fa. Allora, prima un lato e poi l'altro. Prima un lato e poi l'altro. Premetelo pure il gesso perché faccia anche un effetto diverso. Non preoccupatevi, il risultato è questo. E adesso vi dirà poco, ma nel momento in cui vado ad inserire l'altro fiore vi dice tutto. Ora anche nella parte posteriore faremo lo stesso lavoro. 1, 2. Io lo sto facendo lentamente, ma è garantito che è un lavoro molto veloce. E abbiamo praticamente già realizzato i nostri fiori. Mettiamo da parte i petali e andiamo a preparare i nostri pistilli. Come vi dicevo poco fa, ci servirà della guttaperca marrone. Semplicissimo. Allora, il nostro fiore è composto da 4 pistilli, perciò ne dovremo realizzare 4. Andremo a prendere il nostro scovolino, taglieremo all'incirca 5-6 cm e faremo lo stesso 2 volte. Eccolo qua. Aha. Oh. Forse è ora di cambiare già la forbice. Questo che in più lo metteremo da parte, ci basteranno questi per realizzare un fiore. Prenderò la guttaperca marrone, ne taglierò un pezzo e comincerò a realizzare il mio pistillo. Lascerò 1 cm abbondante del scovolino all'esterno e comincerò ad avvolgere il resto dello scovolino in questo modo, stringendo forte in modo da fare l'effetto ristretto fino ad arrivare alla stessa distanza dall'altro lato e taglio. Faccio lo stesso con ogni 6 cm di scovolino. Vado a tagliare, vado ad avvolgere lo scovolino direttamente senza tagliare nulla e taglio solo la guttaperca in più. A questo punto andrò a prendere la parte finale dello scovolino, vedete? Piegandola in due e poi schiacciandola col dito. Prendo, vedete, è lunga, la piego in due e la schiaccio. E abbiamo realizzato il primo pistillo. Prendiamo l'altro, c'è sempre la parte che abbiamo lasciato da 1 cm. Vado a piegarla su se stessa e schiaccio. Prendo l'altro lato, vado a piegare l'esubero e schiaccio. E questi saranno i nostri pistilli. Voi mi domanderete come, perché dovranno diventare così. Ora andrò a prendere il ferretto sottile. Ne prenderò una misura necessaria per realizzare 2 fiori. Allora vi faccio vedere. Farò all'incirca 10 di centimetri del mio ferretto. Facciamo anche 12, è meglio. Tagliamo. Ne ho tagliati già 2 perché sono 2 quelli che mi servono per i fiori. Allora farò questo, attenzione, preparatevi con il caldo al momento, perché fra poco iniziamo. Prendo il ferretto, lo piego a metà e comincio a stringere il più possibile. Se non ce la fate con le mani, utilizzate una pinza. Pinzate e girate, lasciatelo al centro e girate e girate e girate finché sarà stretto. Dopodiché andrete a girare anche il resto del ferretto unendo insieme le due parti e realizzando una sola entrata. Eccolo qua, vedete? Prendo i pistilli e li piego a metà. Questi sono i pistilli del nostro fiore. Semplice, no? Guardate adesso. Vado a prendere il mio fiore. Pigio nel centro la punta del ferretto dei miei pistilli, lo inserisco all'interno, lo porto su, metto la colla e vado a bloccare la parte finale dei miei pistilli. Ed ecco qua, blocco, stringendo anche, non preoccupatevi, non succede nulla, in modo che aderisca bene,
Quando aderito bene, farò una cosa assurda. Andrò ad infilare il secondo petalo. Che ne dite? Facile? E vado ovviamente, come al solito, ad incrociare i petali. Il petalo rosso dovrà entrare nel buco di quello giallo. Fatto questo, tiro su bene il fiore e vado ancora una volta a mettere la colla nella base del fiore. E poi porto su. Posiziono per benino. Allora, sapete che mi sono dimenticata una cosa? Adesso provvediamo. Ok, fatto questo, io vado a bloccare il più possibile stretti i petali uno all'altro. Perciò posiziono bene e vado a bloccare i petali nel centro, perché così non si spostino. Metto in posizione, chiudo in questo modo, lascio asciugare qualche secondo e poi li abbasso. Faccio ovviamente la stessa cosa anche con l'altro fiore, perciò vado a prendere i miei pistilli, prendo il fiore, lo inserisco nel centro, schiaccio, piano senza pungervi le mani, mi raccomando. Questo non vuole pungere, ah, perché è troppo lungo. Devono terminare entrambe con la stessa punta, altrimenti non funziona, ve lo dico. Se ne fate uno che non è attaccato all'altro, non riuscirete a forare. E così invece sì. Inserisco il mio fiore. Vado a bloccare i pistilli, porto su e faccio lo stesso lavoro di prima. Vado a bloccarli al centro così, però mi sembra che non ci sia colla. Aspettate, appunto, aspettate. Ok, ora l'ho recuperata. Messa la colla, sollevo i miei petali e li blocco. Attente a non ustionarli. Faccio la stessa cosa, esattamente come prima, con l'altro petalo. Inserisco il fiore, lo porto su, intreccio i petali. Quando ho intrecciato i petali, blocco. Allora, prima ho dimenticato di farvi vedere un passaggio. E ve lo faccio vedere subito. Gli imbuti piccolini. Allora, dopo aver tagliato i cerchietti che vi ho disegnato nel cartamodello, andrete a fare dei tagliettini intorno, riuscite a vederli? Dei piccoli tagliettini che adesso faremo insieme. Perciò andremo avanti e faremo tagliettini minuscoli di un massimo di mezzo centimetro ciascuno, non andate oltre, perché ci servono solo per dare forma al nostro pistillino, cioè, scusate, imbutino. Vedete, tanti tagliettini uno vicino all'altro girando intorno. Ecco qua. Ora prenderete la spugna, scalderete e una volta scaldato con il bulldog andrete a premere. Lasciate qualche secondino in più perché questo dovrà diventare proprio rotondo. Ed eccolo qua. Prendo l'altro. Prendo il mio bulldog, lo schiaccio verso il basso, proprio premendo con forza, perché tanto la spugna non si rovina. E poi lo tiro su e ho realizzato il beccuccio che andremo ad inserire in questo istante. Ecco qua, beccucci fatti, perfetto, fiore praticamente finito. Prendo il beccuccio, che vedete ormai è già arrotondato, schiaccio il fiore nel centro, sollevo il beccuccio fino quasi alla fine, metto la colla e ovviamente lo faccio salire ed incastrare.
ed eccolo qua. Semplice? Ve lo faccio vedere da un'altra posizione, magari vi viene più semplice. Allora, sposto questa che non mi serve. Prendo il fiorellino, prendo l'imbutino, faccio il buco nel centro e vado a mettere la colla al centro e poi spingo su fino a quando si attacca completamente al mio fiorellino. Ecco qua. Fatto questo, manca da mettere la buta aperta, ovviamente al ramettino del fiore. Allora prendo la buta aperta, faccio come al solito un giro più basso, uno, due giri e poi spingo su per poi riscendere giù. E abbiamo terminato un fiore. Facciamo anche l'altro. Facciamo un giro più in basso, anzi due, dico sempre uno, ma sono sempre due, tre. Poi lo porto su e completo il rametto del mio fiore. Altro fiore realizzato. Ora dobbiamo fare le foglie. Semplice. Allora andrò a prendere il ferretto sottile, quello che abbiamo utilizzato prima per fare i pistilli, vado a piegarlo, taglio più o meno un 12-14 centimetri di ferretto, quello sottile, proprio perché si lavora facilmente, e andrò a prepararmi per ogni foglia una base piegata, sempre nella stessa misura. Allora schiaccio la parte finale perché questa andrà incastrata all'interno dei fiori. Ricordate, 10-12 cm piegato a metà. Quante sono le foglie? Vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. E no, questo è troppo corto. Eccolo qua, e 6, schiaccio in modo che diventi tutt'uno. Fatto questo, vado a prendere la mia buta aperta e avvolgo tutti i ferretti che ho appena piegato. Perciò faccio come al solito un giro in lungo e poi scendo. Ed perché il giro in lungo? Perché serve a coprire la punta in modo che la buta aperta non scenda giù. Una, poi l'altra in lungo, chiudo la punta e poi scendo, vado giù e scendo, due, poi tre, oh, non ho incastrato bene il centro e poi scendo. Ecco qua. E adesso vi faccio vedere come attaccare le foglie, così andiamo un po' meglio. Prendo la foglia, ricordatevi sempre che le righe vanno nella parte bassa, perciò saranno quelle che andranno collegate al ferretto. Perciò metto la colla, che mannaggia. Ok, metto la colla, prendo il ferretto, attacco il ferretto e piego la foglia in questo modo, pizzicandola con tanta forza. Quando vedo che è salda, prendo un altro piccolo pezzo di buta aperta e la blocco in modo definitivo. Se l'avete incollata benissimo, non serve farlo. Però, se volete una sicurezza in più, sarà meglio di sì. Ed ecco la nostra prima foglia che non ha incollato bene come era previsto. Aspettate,
Non so se sia la pistola o se sia la colla che fa schifo. Effettivamente un po' fastidioso lo è. Due. Vado a prendere un'altra foglia. Il rametto che ho preparato. E prendo sempre dove sono disegnate le venature e le attacco alla mia, al mio rametto. Stringo forte, con forza, e abbiate un attimo di pazienza che aderisca per benino. Abbiamo comunque quasi finito. Non ci crederete? Ma è così! 1, 2, 3, 4, mi mancano ancora due foglie. Ma che dite? Le faccio da sola? Ci vediamo fra poco. Ora che abbiamo praticamente tutte le parti pronte, non ci resta che montare il fiore. Ci servirà il ferretto, quello più grosso. Taglieremo un ferretto. Aspettate che ho perso l'inizio. Ok. No, mi si è aperto dall'altro lato, mannaggia. Aspettate, eccolo qua. Ogni volta così è che si girano, ma dispettoso. Dove è finito? Mi manca un pezzo che non vuole uscire. Oh, eccolo qua, finalmente. Allora tagliamo 10, 20, 30, 40, quasi 50 centimetri. Facciamo un 45, ecco qui, per non farlo eccessivo, non mi viene la parola, eccessivamente lungo. Ce l'ho fatta! Ecco qua, il rametto è pronto, facciamo dall'inizio e installiamo queste parti. Prendiamo un fiore, pensate che cosa strana. Uno dei fiori che abbiamo realizzato e cominciamo ad applicarlo più o meno lasciando un 2 centimetri 3, aspettate un po' più su così vedete, ecco qui, facciamo così, forse vedete meglio adesso. Praticamente lasciamo 2-3 centimetri di ramo all'esterno del nostro fiore. Andiamo un po' più su perché dobbiamo recuperare quella parte di ferretto e poi torniamo giù e incastriamo il nostro ferretto. Aspetta che mi metto di qua che vado meglio. Quando i ferretti sono lunghi non ho la forza di girarli, e soprattutto quando sono storti è ancora peggio. Ok, uno. Cosa faremo secondo voi adesso? Andiamo a prendere l'altro fiore che sarà più o meno alla stessa altezza. Anche se poi lo volete un po' più giù, non ha importanza. Lasciamo 4 cm liberi il nostro fiore per dargli l'opportunità di muoversi a destra e a sinistra. Aspettate che sto raddrizzando il ferretto che mi sta facendo i dispetti. Allora, vado giù. Cosa tocca a questo punto? Io direi forse le foglie? E andiamo con le foglie! Prenderemo la nostra prima foglia e la attaccheremo più o meno di 3 cm più giù di dove attacchiamo l'altro fiore e attacchiamo la nostra foglia. Mettiamola dritta e cominciamo a scendere. Si stava rotolando sul vestitino, ma non era quello che volevo. Opla! Vi ricordo comunque sempre che io ho problemini alle mani e se riesco io potete fare 20.000 volte meglio di me. Come dico sempre, io vi do l'idea, ma l'opera la realizzate voi. Se non mi si attacca dappertutto il ferretto. Ed è la cosa brutta di quando ci sono dei ferretti lunghi, perché attaccano dovunque quando girano per la guttaperca, mi fanno i dispetti. Ecco qua.
Adesso attacchiamo tutto questo per prendere la nuova gutaperca e attaccare le altre foglie. In pratica, ogni 5 cm circa andremo ad attaccare una foglia che si trovi in un'altra posizione di quella attaccata in precedenza. Non mi attaccate le foglie tutte in un lato, mai, mi raccomando, ma fate sempre alternato, alternato, ma alternato anche sul davanti, perché le foglie devono fare il giro del ramo se riesco ad afferrare la gutaperca. Quando le mani decidono di non funzionare, è un gran casino, vedete? Allora, io ho fatto sì che le foglie girassero intorno al ramo, per fortuna si accorcia, perché man mano che vado giù mi è più facile lavorare. Vedete, sto comunque girando la gutaperca mantenendo una determinata pressione con la mano. Vado ad attaccare anche questa foglia un po' più su, eccola là, e la blocco. E la blocco e la blocco e poi scendo. E intanto il ferretto si fa più corto, che bellezza! Prendo un'altra foglia, raddrizzo il gambo, la metto qui. Sempre, vedete che sto facendo sempre il giro del ramo e non sono mai nello stesso senso, perché così non deve essere. Metto dritta la foglia. E il ferretto serve comunque a raddrizzarle anche successivamente. Perciò non preoccupatevi mai se le cose non sono subito come volete voi, ma con calma avrete modo di riparare ad ogni discorso. Se una cosa non è dritta, non ha importanza. Ed ecco qua. Ed eccolo, arrivato il ramo, ce l'ho fatta. Ecco, ora cosa facciamo? Apriamo le foglie. Op, op, op. Se la foglia non è nel punto in cui volete voi, spostatela. Ed ecco qua, il ramo del nostro astromelia è finito. Andremo ora ad attaccare questo ai rametti che ho già attaccato in precedenza e poi aggiungeremo successivamente delle foglioline. Adesso vi faccio vedere. Collego il tutto nella parte bassa, piego verso l'alto il ferretto in modo che mi dia consistenza la pianta e vado ad avvolgere il tutto, perché in questo modo la pianta resterà comunque alta, comunque sollevata, non ci sarà pericolo che si afflosci la piantina e soprattutto potrò piantarla in qualsiasi materiale io desideri. Prendo il ferretto e vado a schiacciarlo nella parte bassa in modo che non mi dia fastidio. Ecco qui. Blocco, ma non chiudo perché non ho finito. Come vi dicevo, ho preparato a parte dei rametti composti da sole foglie che andrò ora ad applicare alla mia piantina. La lavorazione delle foglie è sempre la stessa, perciò non ve l'ho fatta vedere. Vista una volta, viste tutte. Perciò, foglia. Non vado a chiudere tutto ora perché non avrebbe senso, visto che ci devo lavorare ancora. Ecco qui. Vado a prendere un altro gruppo di foglie. Vado ad aprirle. E vado ad inserirle. Vediamo dove ho inserito, adesso mi sono persa. Le foglioline dove sono? Eccole qua, si sono nascoste. Allora andrò in un lato ovviamente in cui le foglioline non ci sono. Prenderò ancora gutaperca e la bloccherò. Se
Se volete sentirvi più sicuri, potete bloccarle con del ferretto oppure con dello scotch e successivamente ricoprire tutto con la guttaperca, in modo che la pianta sia più resistente. Va bene comunque. Adesso qui sistemeremo, anche perché devo trovare dov'è il buco per l'ultimo ramo. Vediamo un po'. Allora, dove l'ho messo? Uno, due, e il terzo lo metteremo qua. Eccolo, si è già messo in posizione da solo, guardate che bravo. Ecco qua, la nostra stromelia è quasi terminata. O giglio di Perù, che dir si voglia, è comunque bellissima. E adesso sì, vado effettivamente a terminare il tutto. Eccola qua. Utilizzo il calore della mia mano per bloccare la pianta ed eccola qua. Eccomi qua, sorpresa da sola, l'ho terminata. Sì, in pratica ho chiuso quella parte di ramo che mancava di essere chiusa e ho cercato un vaso dove poterla mettere, perché è un peccato lasciarla così. Effettivamente dà il suo bel risultato e ve la faccio vedere. Anche un po' più su. La vedete, è una pianta bellissima che riempirà ogni angolo, ideale sia da regalare. Se metto il dito davanti alla telecamera non è il massimo, la porto giù vicino a me così la possiate vedere. Ancora vi ho coperta la telecamera, non me ne sono accorta, vi chiedo scusa. Eccola qua, finita la mia pianta di astromelia. Eccola qua. Direi che non è affatto male. Poi ovviamente io ho fatto una quantità di fiori e di rami limitata. Voi potete aggiungere rami di foglie in quantità e potete farla piena, enorme, e come volete voi, perché i veri artisti siete voi. Lo sapete già, ve lo ripeto ogni volta. Ecco qua, io ho messo momentaneamente del cartone all'interno perché niente si butta, per dare il blocco. Ma che ne dite? A me, come al solito, piace tantissimo e spero piaccia tantissimo anche a voi. E vi ringrazio di avermi seguito. Vi ringrazio di essere state con me tutto questo tempo. Spero vi sia piaciuta l'idea, spero vi sia piaciuta la pianta. Se è così, lasciatemi tantissimi like nel canale, nel video. Continuate ad iscrivervi e se volete farmi crescere come canale, condividetemi. Vi aspetto numerosi. Ciao! A presto! Ops!